amici telespettatori su Puter Web e altri Comunitania, buonasera. Trasmettiamo la partita Modena-Inter di quarti di finale della Coppa Italia. Il Modena è allenato dal Roberto Di Carlo e gioca con, in casa con Manfredini, il Braccioli, Marino Accardi e Corsentino, Lanner, Sakai, Chiossi e Pulissi, in attacco Ramasi e Bainer. È una squadra diciamo sorprendente, perché è una squadra di Serie C che va a scontrarsi contro l'Inter. L'Inter allenata da Alessandro Di Tullio, in questo momento secondo in classifica in campionato. L'Inter gioca con Handanovic, Nagatomo, Murillo, Miranda e Ansaldi in difesa, a centrocampo con Kondogbia, Banega, Candreva e João Mario, mentre invece Perisic, capitano Icardi, è in attacco. L'arbitro della serata è l'arbitro internazionale ed è Lorenzo Sibilla. È tutto pronto per... È tutto pronto. Allora, disponete che abbiamo già fatto il pronostico. Nel frattempo ricordiamo i nostri sponsor, ricordiamo Pinocchio Toys, l'amico Andrea Catalani, fa il via del tutore 124 ed è il fornitore ufficiale delle squadre Top Spin per il nostro circuito verde. Allora, nel frattempo la partita sta iniziando, ecco, calcio d'inizio. Vediamo che i tifosi del Modena sono, diciamo... ecco qui Modena, Pino Inter. E l'Inter che conquista la palla, c'è un grande tifo da parte sugli spalti del Braglia. Ricordiamo che la vincente di Modena-Inter dovrà incontrarsi contro la vincente di Milan Catanzaro. Vai, è Modena. Modena. Intanto chiediamo, ecco, alla regia di chiudere la porta così non si sentono più i tifosi. Alle riprese video, intanto il primo tiro da parte del Modena è Bainer che tenta la sortita offensiva. Alle riprese video Renato va al tiro. Modena, è una bordata di fischi da parte dei tifosi sugli spalti del Modena, è la curva sud del Modenese. Vado? Vai. E Handanovic. Per i subbuteisti più esperti, dobbiamo dire che la Coppa Italia, il Subbuteclub e altri Politania, questo torneo lo organizza con miniature LV. Modena? Al contrario, il campionato viene organizzato con miniature HV. In questo caso vedo che il Modena utilizza delle miniature originali LV, intanto punizione, mentre l'Inter dovrebbe utilizzare delle miniature delle Hasbro 2009. No. Il Modena li conquista. I tempi sono da 15 minuti Inter, l'uno. Modena, palla del Modena. Siamo arrivati al terzo minuto del primo tempo. Ancora nessuna occasione. Le squadre si studiano. Modena. Ancora Modena.
azionistica Inter. Fallo. E c'è un fallo laterale all'opera dell'Inter che si porta per la prima volta in attacco. Le indicazioni dell'allenatore Alessandro Di Tullio ai tuoi. Entra in Argentino. 3. Però è il terzo tocco. Punizione. E c'è attenzione, c'è subito una punizione pericolosissima per l'Inter. Dalla regia chiedo di sapere chi è. Ingenuità da parte di un difensore, mi sembra si chiama Marino. Chiedo chi è che sta battendo per l'Inter. Banega. Sì. Attenzione, Banega contro Manfredini. Giro, c'è il gol. Attenzione, primo gol dell'Inter. L'Inter passa in vantaggio con punizione di Banega. Siamo arrivati al quinto minuto di gioco. Ora vediamo quale sarà la reazione da parte del Modena. Rimessa del Modena. Nota tecnica. Nel frattempo il Modena ha tentato di andare in attacco, ecco, e il Modena è fallo per la pelle. Ho tirato indietro, palla Inter pure. E c'è un tiro improvviso da parte dell'Inter. L'Inter riconquista in difesa. Sì. Commento. L'aiuto commento è Vittorio Sculcio. Attenzione al Modena che sta cercando di incunearsi. Peccato. Il tiro di Ravasi, però. Non va. Non all'altezza. Allora, l'Inter, siamo arrivati al settimo minuto del primo tempo, sta vincendo 1-0 con un calcio di punizione di Banega. Il Modena, fino adesso, la reazione del Modena è stata piuttosto sterile, ma ci attendiamo comunque una forte reazione da parte di questa squadra che non ci sta assolutamente a subire davanti ai propri tifosi. Anche perché l'allenatore Roberto è sempre molto abile con i recuperi, no? E travolgenti avanzate verso la vittoria con le miniature. LV. Beh, diciamo che è esperto con l'LV, Sì. Lui nasce come LV. Però di fronte c'è da dire che c'è un esperto. Ricordiamo che l'Inter con l'allenatore Sandro ha vinto una Europa League. Esperto, sa giocare sia con il Lugo. Ed è arrivato una volta in finale di una o due volte, adesso non vorrei sbagliarmi, in finale di Coppa Italia. Sicuramente una volta con il Napoli è arrivato in finale di Coppa Italia. Non ho
nonostante portatore sano di occhiali, riesce a la bega. a indovinare i passaggi millimetrici. Giovanni Mario, si riesce a riconoscere la sagoma. Modena di conquista, Modena. Tavolo. Ma riconquista a centrocampo una palla l'Inter intercettata a sua volta, intercettata un'altra volta dal modenese. Come vedi la disposizione in campo del Modena? La vedo troppo ariosa, un po' sgretolata al centro. Attenzione perché sulla destra ci sta Modena. Troppi in attacco. Punizione. Nessuno al centro. Centrocampo molto sguarnito. Sì. Ma entrambe le compagini hanno sia la difesa fase di due, ecco, molto concentrati, sì. Ma al centrocampo non c'è nessuno. Sono i passaggi e c'è il secondo gol bellissimo da parte sempre di Banega, 11, attenzione l'11 Peris. E quindi al Modena, attenzione, che è cambiato il risultato al decimo e c'è il raddoppio dell'Inter. Adesso certamente diventa difficile per il Modena, ma non impossibile. E c'è un calcio di punizione indiretto perché è stata toccata la palla con la mano. Ricordiamo che nel caso in cui finisse con questo risultato, l'Inter passerebbe in semifinale e attende la vincente tra Milan e Catanzaro. Ci vorrebbe per il Modena una scossa. Vedo che la squadra sembra quasi accusata il colpo. C'è stato un tiro da parte di Icardi che però l'arbitro ha fermato per punizione, per fuorigioco. C'è stato un fuorigioco da parte di Icardi, rimessa da parte del Modena, punizione, a questo punto è punizione da parte dell'Inter e Modena che va in attacco. Ci vuole però non ha rilevato la distanza. Non l'ha chiesta la distanza il Modena, ha battuto tutto. Punizione. Allora, altro ingegnere da parte del Modena, perché poteva chiedere la distanza regolamentare all'arbitro, perché ci sono alcuni giocatori lì che non ha chiesto, ha battuto subito, ha provato. Anche qui potrebbe chiedere la distanza. No, tutto regolare. Può tirare. Bellissima parata, attenzione, bellissima parata. Bellissima parata da parte di Handanovic, che ha preso una palla destinata in fondo al sacco. Adesso è l'Inter che si riporta in attacco, tiro e fuori. Perisic. L'Inter sta giocando come se si fosse ancora sullo 0-0.
fatto? Mancano 2 minuti al termine del primo tempo. Inter intercetta in difesa. Quello sta dentro? Sì, sì. Sempre male, ha lisciato, ha toccato. No, la palla, però. Rimessa Inter. Diciamo che il Modena sta giocando in maniera spregiudicata in difesa. E adesso c'è... No? Liscio. Liscio. Ultimo minuto di gioco da parte del primo tempo. Chiedo alla regia... Se sono previsti, mi dicono che il quarto uomo non dà nessun minuto di recupero, quindi al fischio finirà il primo tempo. Sto dicendo no, va bene, perché lo tocca proprio sulla riga. Allora? È regolare. No, no, ma non so, ma stava pure... Stava dentro. Se è, lo puoi ammonire. Lo ammonisco, infatti. Falla tua, ma ti ammonisco. Vai. E finisce. No, stava chiaro, perché quando l'ho preso in mano, quando l'ho posato, l'ho lasciato così, poi ho fatto così. Bene, allora, fino a tempo è finito, intervistiamo subito all'allenatore dell'Inter, a Sandro. Sandro, allora questa è difficile, perché anche il 2-0 non è che ci qualifica. Però due meravigliose punizioni, una da parte di Banega e una da parte di Banega. Sicuramente, ma il Modena è una bella squadra, l'allenatore è preparato, quindi aspettiamo il secondo tempo per parlarne. Benissimo, grazie.